Ciao a tutti stramodi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Sequestione e oggi vi vorrei proporre un gioco che si chiama Time Princess. Ora, non so se avete presente, ma praticamente questo gioco è uno di quei giochi iper spammati nelle pubblicità di altri giochi, per esempio. Infatti, io la prima volta che ho visto questo gioco che è spammato, che avrò visto la pubblicità 40.000 volte, è stato giocando a Pocket Love, appunto. L'ho visto, vi giuro, la pubblicità 40.000 volte. A un certo punto ho detto: ok, giochiamolo. Anche perché io ho letto le recensioni su Google Play, ma un sacco di recensioni ottime, io non mi aspettavo nemmeno. Quindi, ma sono abbastanza curiosa, quindi direi che possiamo avviare il gioco e vedere com'è. Io non ho idea se sia episodi o non sia episodi, che razza di gioco sia. Comunque, prima di iniziare, vi ricordo di seguirmi su Facebook, su Instagram, guardare Weebly Movie Favorites e leggere Wiki Plostaggio per essere sempre aggiornati, e utilizzando anche magari il link in descrizione, e di supportare sia me che in generale il canale, sempre utilizzando il link in descrizione. A me fa sempre piacere. E niente, per il resto, se pensate che il video sia più gradevole, mettete la doppia velocità, insomma, ma direi che possiamo avviare Time Princess. Ok, avviamo il gioco. Ti prego, non dirmi che è in verticale. Please, no, è in verticale. Voglio morire. Io non me l'aspettavo, credevo fosse in orizzontale, tutte le cose erano in orizzontale, vaffanculo. Vabbè, ci giocheremo in verticale. Che palle, però. Insomma. Qua abbiamo qualcuno che sembra vagamente la Gioconda con una foglia sotto. Oddio, si è mossa. Ah, sta cercando di muoversi. Accesso. Connessione al server. Louvre. Oh, toccando si sposta il fiorellino. No. Oddio, perché. Ma vaffanculo, ma allora c'è il coso. Io non so se mi sentite effettivamente, cercherò di parlare forte, ma dovremo togliere l'audio perché sto registrando insieme e quindi non so effettivamente quanto mi si senta. Mentre godiamoci il filmato, una pixie e Sandman, no. Stavo leggendo. Ok, la Pixie, no, è Sandman. È Sam Pixie. Stai giudicando il suo outfit? Che vergogna, Pixie, ma si fa così? Bello. Ok. E tu sicura che fosse consenziente a venire con te? Spero che non mi buttino giù per il copyright tutto sto pezzettone. Se tutto il gioco è così, fighissimo solo per la grafica comunque. Figo, come intro molto figa. C'è pure il gattino. Oh. Ma perché questi stacchi verticali e orizzontali? Non li sopporto comunque. È di nuovo quello strano sogno. Mi chiedo dove condurrà la porta di quel libro. Perché sono bionda con un vestito strano? Ricordo di aver visto la mia scrivania brillare nel sogno. Aspetta, perché la mia scrivania è così luminosa? Sto ancora sognando. Ciao di nuovo, sono io, Isabel. Questa è la scrivania lasciata da tua nonna. Tutta la scrivania. Ah, vabbè, è un portale verso i mondi che vi sono all'interno delle storie. La tua amica speranza per salvare la tua casa nel regno delle storie è lì. La tua unica speranza, non la tua amica speranza. Infatti, nonna, regno delle storie. Con la speranza di risolvere il mistero sulla mia identità, mi avvicino per toccare la scrivania. Suppongo di dover toccare lì. Regina Maria, cambia il tuo destino. Ci clicco. Oh, amicizia, ok. Lascia che ti mostri come entrare in una storia. Tocca la scrivania ora. Ok.
Ok, ti diamo il benvenuto. Ora sei nel mondo delle storie. Esplora e completa le storie per trovare il modo di salvare il regno delle storie. Ok. Va bene, però io devo trovare il modo di togliere il volume. La vita del protagonista di un libro è spesso piena di storie ed eventi emozionanti. Cosa mi aspetterà come Maria Antonietta? Aspetta, aspetta. Inizia, ma devo togliere l'audio, cazzo, perché? Aspettate, la box è una delle storie. Ma vaffanculo, stavo leggendo. Annullo, aspettate. Allora, io mi fido molto poco, quindi un attimo che metto io il recording dal telefono, perché non vorrei che la musica rovinasse tipo tutto. Oh. Vostra maestà, per favore, alzatevi subito, non dobbiamo lasciare che il re vi veda così trasandata. Osservo ciò che mi circonda, sono in una grande stanza e non riconosco la persona riflessa nello specchio. Sono forse all'interno del libro? Non dovete più divertirvi in quel modo fino a notte fonda, vostra maestà. Sento la voce severa di una donna di mezza età, un'ondata di ricordi e di emozioni appartenenti alla proprietaria di questo corpo e non dalla mia mente. Io sono Maria Antonietta, moglie di Luigi XVI del casato dei Borbone, non ho letto quello di sopra. Tutti vi vedono come una splendida spendaccione interessata solo ai vestiti a divertirsi. È la regina a cui è sbloccato un nuovo registro, okay. A cui hanno tagliato la testa durante la Rivoluzione francese. Spero che non sia vicino a quell'anno, però. Lei, perché lei? Santo cielo! È quasi ora del vostro incontro col re, per favore indossate questi vestiti che ho preparato per voi. Non prevedo proprio un lieto fine, esattamente. Ok. Però è un bel vestito, insomma. Ok, superbo, elegante. Un'area vuota, così, a caso. Ok. Scarpe, dubbio gusto. Ok. La mia mente è un vortice di caos. Esito un attimo prima di prendere la mia decisione. Ovvio che ci cambiamo. I miei pensieri sono ancora confusi, ma ha ragione, non dovrei indugiare, meglio non rischiare. D'accordo, lasciate che mi cambi. Cioè, ti devono fare cambiare da sola, tesoro, non si usa così all'epoca. Il principe si diverte a discutere. Allora, non preoccuparti, ti aiuterò io. Vabbè, ma è ovvio che. Ma non mi serve aiuto. Indossa abiti che abbiano queste etichette per superare più facilmente la fase. Ok, va bene, però insomma, usa la funzione di cerca per trovare rapidamente gli abiti che hanno queste etichette. Va bene. Va bene. Per prima cosa selezioniamo. Elegante. Va bene. Va bene. Non ci ho mai giocato, ma penso sia abbastanza intuitivo, insomma. Provo a indossare quello che ho scelto. I capelli farei qualcosa, sinceramente, però mi sembra appropriato comunque come vestito. Ok, direi che siamo pronte, anche perché non abbiamo molto altro, quindi. Ok, è perfetto. Ok, continua. Vi ringrazio molto, Vostra Maestà. È raro che collaboriate con me quando Leonard non è nei paraggi. Dovrei essere io a ringraziarmi, Madame Degnaud, però non leggo quello che c'è sopra. Mi blocco mentre inconsciamente dico il suo nome. Sembra che stia lentamente diventando un tutt'una con Maria Antonietta. Faccio solo il mio dovere, Sua Maestà sarà felice di vedervi. Mi rendo conto che sto per vedere il mio marito di Maria. Ok, improvvisamente mi sento molto nervosa. Si accorgerà che c'è qualcosa di diverso in me, è la prima volta che lo vedo qui, quindi devo stare attenta. Ok. Il palazzo è grandioso, è lussuosamente decorato, ce la posso fare. Sembra di essere in un sogno. Non l'ho mai visto prima d'ora, eppure mi risulta stranamente familiare. Sentendomi svenire, calpesto per sbaglio l'orlo del mio vestito inciampo, chiudo gli occhi preparandomi all'impatto della mia caduta. Ok, attenzione. Non ho sbloccato qualche illustrazione? No, ok. Penso di aver beccato
qualcuno, perdonatemi vostra maestà, per favore fate attenzione. L'uomo che ha impedito la mia caduta cinge il suo braccio intorno alla mia vita, dopo essersi assicurato che abbia recuperato l'equilibrio mi lascia andare e si allontana rapidamente. La memoria di Maria mi dice che è il marchese della Fayette. Ah, ok. Perfetto. Vostra maestà, come regina di Francia dovete mantenere il più alto livello di decoro. Io sono solo... Anche se non vi sentite bene, dovete ricordarlo. La vostra condotta influisce sulla reputazione della famiglia reale e anche su quella della Francia. Ora devo fare il rapporto al re, mi devo congedare, vi prego di scusarmi. Si allontana, ma sento ancora il calore della sua mano intorno alla mia vita. Però sei sposata, prima controlla il re. Tenendo conto del suo atteggiamento e del tono di Madame Degnaud, immagino di non essere la benvenuta qui. È un miracolo che ora abbia la possibilità di vivere la vita di una regina. Ma che situazione! Faccio un respiro profondo, sollevo la gonna e continuo a camminare verso la carrozza. Il corridoio davanti a me sembra incredibilmente lungo e termina con un'enorme porta ornata e intagliata con iris. Io invece vorrei vedere... No, ok, non voglio uscire. Ops, cosa c'è dietro quella porta? Non ne ho idea, ma ora che sono diventata la regina devo andare avanti. No, davvero non c'è la possibilità di togliere l'audio in qualche modo? Vabbè, d'ora in poi sarò io a scrivere il mio destino. Ok. Oh signore, mi sembrava una faccia. Ho ottenuto nuovi vestiti? Ok, possiamo magari cambiarci con questa parrucca. Ok, ho ottenuto un bordello di cose, ok. Nuovo livello. Non chiedetemi cosa faccio nei livelli perché non lo so, non mi è dato sapere. Incredibile, hai sbloccato una storia e giocato nei panni della sua protagonista. Ah, ho già fatto. Capitolo 1. Ok, d'ora in poi sarò al tuo fianco, puoi controllare i miei suggerimenti qui. Ok. Ma non volevo cliccare, ok. Ora provo a seguire i miei suggerimenti. Dai, ce la possiamo fare. La vita di una regina è ben lontana da quella che mi aspettavo. Sono circondata da amici sinceri e naturalmente da altri con cattive intenzioni. Dovrò essere prudente. Va bene. Oh, ho un sacco di cuori. Servono solo 5. Ok. Però io voglio vedere un attimo qui il menu. Cioè, spulciamocelo. Capitolo 1. Ok. Ok, e questa è tutta la piattaforma di gioco. Va bene, sì, che alla fine è un libro. Va bene, allora. Questo cos'è? Questa è la mappa, suppongo. Suppongo di sì. Il grafico della storia ti aiuterà a capire i percorsi disponibili. La tua storia è piuttosto lunga, quindi puoi toccare qui per trovare una fase. Ah, ok. 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 E se tocca uno dei punti sbloccati puoi saltare direttamente alla fase corrispondente. Ora è il momento di esplorare da sola. Va bene, grazie. Ora ti puoi togliere dalle palle, grazie. Ok. Questo. Benvenuta alla biblioteca delle storie. Ah certo, perché non ne faremo soltanto una, suppongo. Ok, abbiamo fatto l'1% di Maria Antonietta. Spin-off. Ok. Questi sono i tuoi coupon del lettore. Basta completare perfettamente le fasi per guadagnare ancora più coupon del lettore. Ok. Sì, ci muoviamo usando la libreria, le mie storie. Abbiamo Maria Antonietta. Io direi che possiamo entrare nella seconda parte della storia di Maria Antonietta. Oh. Ah, posso esplorare la camera, ok. Va bene. E invece per cambiarci... Ok, possiamo cambiare il nome. Rinominiamoci. Ok, se qui. Perfetto. Ce la possiamo fare? Grazie. Questo mi rende molto felice. Ah, non soddisfare i requisiti di lunghezza. Va bene, allora andremo di nome completo. Se question... Ok. Ce l'abbiamo fatta? Vabbè. Poi, vabbè, cambieremo la foto perché questa è oscena. Accettiamo i termini della privacy. Che figo, abbiamo ottenuto queste cose, degli occhiali strani. L'evento dei desideri, gioia mia, io ho qualcosa da fare. Allora, posta. Non abbiamo nessuno che ci scrive, borsa. Possiamo comprare tipo accessori.
Molto molto figo, ma per ora mi limiterò a seguire la storia fino a quando non avrò capito qualcosa. Intanto continuiamo la storia, sinceramente. Allora, uno di due, iniziamo. Che è quello che abbiamo letto prima. Ok, i vichinghi erano spiegati. Cosa c'entrano i vichinghi? Allora, inizio a ricordare, i ricordi sono confusi, sono reali o solo un sogno? La mia infanzia l'ho trascorsa nel palazzo di Schönbrunn. E mia madre, Maria Teresa, era impegnata a governare il paese. Quando ho compiuto 14 anni, ho sposato il principe ereditario francese per il futuro della Francia e dell'Austria. Ricordo ancora quello che mi disse mia madre prima di partire. Fate tanto bene al popolo di Francia in modo che possa dire che gli ho mandato un angelo. Ma non lo so. La luce del mattino entra nella mia stanza, sono sdraiata nel letto di Maria sul lenzuolo morbido e setoso e tutto sembra irreale. Il mio viso è bagnato e mi accorgo di aver iniziato a piangere. È perché sono il corpo di Maria e i suoi sentimenti, i suoi ricordi continuano a fluire nella mia mente, mi sembra di essere diventata lei. E questa sarebbe... Buona giornata Maria, Leon sta già aspettando fuori con un abito mozzafiato, sono sicura che ti piacerà. Oh, perché piangi? Il re ha scoperto che hai giocato d'azzardo con noi tutta la notte e ti ha punito? What? I suoi occhi da cerbiatta sembrano preoccupati. È la mia più cara amica, è una delle poche Versailles che si preoccupa veramente per me. Non sono Maria, ma le sono molto affezionata. È difficile capire la differenza tra i sentimenti di Maria e i miei. No, non ha. Il re ha dovuto improvvisamente discutere di qualcosa con Lafayette, quindi alla fine non ci siamo incontrati. Non preoccuparti per me, stavo solo pensando a mia madre, al suo passato e al mio passato a Schönbrunn, tutto qui. Hai nostalgia di casa, devo prepararti Google Puff e croissant? Una volta mi hai detto come farli, probabilmente non avranno lo stesso sapore, ma posso provarci. Sarebbe bello, grazie Gabrielle. Hai detto che Leonard sta aspettando fuori? Proprio così, puoi portare vestiti nuovi mentre io vado a preparare i dolci. Se non ti senti ancora bene, potrei chiedergli di tornare un altro giorno, che dici? Non sarà un problema per lui. Non preoccuparti, capirà se ne sono sicura. Ma io direi di prendergli vestiti nuovi, cioè, insomma, niente di più, può portarsi meglio. Le tendine scintillanti ondeggiano nella brezza mattutina, accompagnate dal canto degli uccelli, tutto sembra perfetto. Graziosissima regina, siete bella come sempre. Cosa indossate? Santo cielo! Una simile bellezza soffocata, il mio cuore soffre. Perché non siete vestita secondo le mie linee guida? Non è poi così male, no? Madame Degnaud ha detto che questo è il modo più adatto di vestire a palazzo. Oh no, 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 perché le avete lasciato da scegliere i vestiti? Voi siete la regina, la signora della reggia di Versailles. Potete indossare quello che volete. Lei è così all'antica e noiosa. Ah, mi bruciano gli occhi, non riesco più a guardarlo. Non importa, mia cara, ieri il re mi ha detto di realizzare solo qualcosa per voi, insomma, qualcosa meritevole della vostra bellezza. Sua maestà, perché dovrebbe? Il re mi ha detto che vuole scusarsi per non avervi visto ieri, quindi questo piccolo regalo è una sorpresa da parte sua. Svelta, provate questo, ho passato tutta la notte a cucirlo. Ammiro questo tizio, oh bello, bello, ammiro questo tizio per aver cucito questo in una notte sola, visto che... Allora, superbo, vivace, ok. Ok, sono ricchini? Sì, sono ricchini, superbo e vivace. Il sorriso di Leonard è contagioso, tutto sembra di nuovo splendente. I vestiti sono bellissimi, non vedo l'ora di provarli. Se riuscissi a capire come si fa, sì. Ok. Oh, finalmente! Ok, superbo e vivace, superbo e vivace. Ora lasciatemi fare questa cosa. Ok, superbo. Allora. Ok, va bene. Perfetto, direi che siamo pronte. Aspettate che qui c'ho questo. Vabbè, sì, pronto. Ok. Anche se la sciallina non mi convince tanto comunque. Direi che va benissimo, quindi ok. Perfetto, siete la donna più bella di tutta Versailles, la più bella del mondo. Mi giro lentamente davanti allo specchio, sono totalmente sbalordita, il vestito è meraviglioso. Oh mio, è così bello, grazie Leonard. È un piacere rendervi la regina più elegante. Mi congedo, la prossima volta vi mostrerò i miei ultimi modelli. Ta-da!
Maria, sei così bella, non ho parole per descriverlo. Sono così felice di vedere che sei più ottimista. Il Gufflepuff, insomma, i croissant sono pronti. Provali e vedi se ti piacciono. Gabriele mi conduce a un piccolo tavolo da tè. L'odore familiare dei deliziosi pasticcini mi mette nostalgia. Gabriele, sei troppo buona con me. Continuo a dirlo, ma in realtà non ho mai fatto niente per te. Sei tu quella troppo buona con me, Maria. Se non avessi insistito a volermi pagare i miei debiti di famiglia, non sarei nemmeno a Versailles. Sì, mi ricordo, sono stata l'unica ad averla aiutata. Sono sempre stata al suo fianco. Dopo aver trascorso 2 giorni qui, capisco perché Maria le è così affezionata. Non piace a nessuno, tranne che Gabriele e Leonard. Se preoccupano per me, mi tengono compagnia. Non dire così, tu sei buona con me, quindi è normale che io lo sia con te in cambio, giusto? Maria. Proprio mentre mi chino in avanti per afferrarle le mani dal corridoio, arriva una voce severa. Duchessa di Polignac, non capisco come potete andare in giro per il palazzo dopo quell'umiliante scandalo. E Madame Adelaide? Ok, Maria, posso andare? Tornerò più tardi. Senza aspettare che io annuisca, Gabriele cerca di scappare come una cerpa in preda al panico che fugge disperatamente da un cacciatore. Adelaide, figlia di Luigi XV e zia dell'attuale re, odia le mie costose abitudini, ma non può farmi niente. Per contro, attacca Gabriele, povera. Ma guardatevi un po', non sembrate affatto una nobile donna. Non c'è da stupirsi che i servi vi insultino, li avete lasciati andare senza una parola di rimprovero, siete una vergogna per Versailles. Allontanatevi subito dalla regina, la rovinerete la reputazione restando aggrappata tutto il giorno. O la vostra patetica famiglia vi ha mandato a chiedere di nuovo aiuto alla regina. No, non è così, desidero solo stare al fianco di sua maestà. Gabriele mi guarda come un cucciolo impaurito e indifeso, sono furiosa. So che questa donna è la zia del re, ma quelle parole spezzanti e il suo atteggiamento arrogante sono intollerabili. Madame, non vi permetterò di insultare ulteriormente Gabrielle. È una persona gentile e premurosa, non è come la descrivete voi. Maestà, come usate criticare una principessa reale a vantaggio di una duchessa minore? Madame Adelaide nota i pasticcini sul tavolo e sorride freddamente. Qualche pasticcino in cambio del pagamento dei debiti, una tale patetica dimostrazione di gratitudine. Ora siete la regina di Francia, non una principessa austriaca. Smettete di desiderare queste cose austriache. Non è colpa di sua maestà, io mi sono offerta di cucinarli per lei. Madame, perché siete qui oggi? Sono venuta solo per farvi una visita di cortesia. Non mi aspettavo di incontrare la duchessa di Polignac. Ma visto che è qui, vorrei invitarla un attimo nel mio studio. Oh signore, temo per lei. Vostra maestà. Gabriele mi ha detto che Adelaide va messa con ogni tipo di... la vessa con ogni tipo di abuso umiliante. Non posso credere che io osi chiedermelo. Gli occhi rossi e gonfi di Gabriele sono sconvolti e proprio quando sto per rifiutarmi Adelaide sorride in modo crudele. Vostra maestà, la sto semplicemente invitando nella mia stanza per un po'. Perché questa esitazione? Io non posso. Sono sicura che farà qualcosa di terribile a Gabrielle, ma se dico di no le causerà ancora più problemi. Dopo molte riflessioni faccio un respiro profondo, chiudo gli occhi e rispondo. Ok, io direi lascio che sia Gabriella a decidere. Siamo neutrali, insomma. Non dovrei decidere per lei. Gabrielle è mia amica e non voglio ordinarle di fare qualcosa che non vuole. Visto che la state invitando duchessa di Polignac, dovreste chiederlo a lei, non a me. Vostra maestà? I deboli non hanno futuro senza un capo forte, proprio come una parassita non può sopravvivere senza un ospite. Voi siete la padrona di Versailles, perché non potete decidere voi per lei? Perché è mia amica. Rispetterò la sua scelta, qualunque essa sia. Qual è la vostra risposta alla duchessa di Polignac? Ah, sì, pensateci bene prima di rispondermi. Io annuisco leggermente a Gabrielle, sperando che sia abbastanza coraggiosa da sfidare Adelaide. Ho dei programmi con sua maestà oggi, ti prego di perdonarmi. Sì, abbiamo in programma di passare l'intera giornata insieme. Se desidera invitarla, madame, scelgo un altro giorno. Capisco, che peccato. Vostra maestà, mi congedo. Ok, sembra che stia andando bene. Maria, grazie, non avrei mai pensato di poter prendere una decisione del genere. Ok, ce l'abbiamo fatta. Senza il tuo incoraggiamento non sarei riuscita a rispondere. Perché no? La tua vita è tua. Prendine il comando. So che hai paura di lei, ma anch'io ne ho, ma penso che abbiamo fatto bene, soprattutto tu. Mi aiuti sempre quando sono nei guai, grazie mille Maria. Basta così, smettila di ringraziarmi.
I tuoi dolci sono molto profumati, sono affamata, posso mangiarli? Certo, posso farne altri quando vuoi. Che belli, anche io li vorrei mangiare, però saranno pieni di burro. Ok. Ah, ecco, proprio dovevamo toccare i dolci. Il sorriso di Gabriele mi illumina il cuore, le cose ricominciano a migliorare. E non so dire se il sentimento appartiene a Maria o a me. Ok. Cosa ho vinto? Cosa ho vinto? Una parrucca uguale però tipo bionda. Però forse è più indicata perché c'è sia superbo che elegante. Non lo so. Io vorrei capire come accedere sempre al guardaroba, tipo. Perché non l'ho capito ancora sta cosa. Ok. Diamo un'occhiata alla ricompensa, va bene. Abbiamo un gatto. Esperienza monete, un gatto ciccione, che carino. I gatti ti accompagnano nei libri di storia, possono anche aiutarti ad aumentare i tuoi punti per i cambi di abbigliamento. Proviamo. In che senso? Ah, ok, qui si cambia. No. Questo mi lascia molto perplessa. Proviamo a fare la fase 3. Ok. Penso che dovremmo fare tipo tutta questa pagina, tipo facciamo e passiamo di qui, no, non lo so. E insomma, è per capire come deve andare sta storia. Regina di Francia, ah, ok. Diagramma del flusso. Proviamo a gettarci su un'ultima parte. Facciamo tipo 3 a 3. Tanto di vita ce ne ho, quindi. Oggi un mercante è arrivato al Petit Trianon con una misteriosa valigia. Non so cosa aspettarmi dalla sua comparsa. Ok. No, ho sbagliato. Ok, iniziamo. E finiamo questo capitolo, insomma. Ok. Mi sveglio con il profumo dei fiori e i raggi del sole che entrano dalla finestra. È una bella mattina. Fiori, di solito non ci sono fiori in camera mia, il re mi ha mandato un regalo a sorpresa. Oh cielo, rose bianche, sono stupende. Delicate rose bianche sono tutte intorno al mio letto, una busta color vinaccio con un sigillo d'argento in cima ad esse, ne sono attratta. Ma, bro, ma sono entrati chissà quante persone a poggiarti le rose vicino al letto e tu non ti sei svegliata, davvero tesoro. La raccolgo e sento un profumo che non ho mai sentito prima, eppure stranamente familiare, pronuncio dolcemente un nome. Forsen? Fersen. Conte Persen, arrivato dalla Svezia, insegue un sogno, ma ha trovato invece il vero amore. Maria l'ha incontrata a un ballo in costume e in quel momento casuale ha fatto nascere una storia d'amore appassionata. Ok. Mia principessa, la guerra è finalmente finita e sto tornando da voi. Mi mancano la vostra voce canarina e le vostre fossette e i vostri occhi di stelle. Mi manca tutto di voi e io vi manco. Ho troppe cose da dirvi, ma voglio dirvele guardandovi nei vostri begli occhi e spero che percepiate quanto desideri stare al vostro fianco. Ma ora ho solo queste rose bianche a cui affidare i miei sentimenti immutabili che in tutti questi anni ho provato per voi. Vostro Fersen. Ma dico, tutti gli altri erano d'accordo a portarle questi fiori. Questa lettera è troppo audace. Le sue parole riesco a percepire l'amore appassionato di Fersen per Maria. Il mio cuore batte all'impazzata. Rileggo la lettera, cercando di distinguere i miei sentimenti da quelli di Maria, ma non fanno altro che far riaffiorare altri ricordi. Ora parte il flashback dove scopo. Vabbè, è anche grazioso. Vali tutto l'amore del mondo, sei l'unica. Nessuna parola può descrivere la tua virtù. No, non piangete, le tue lacrime mi spezzeranno il cuore. Devo andare in guerra in America per dimostrare il mio valore a tutta la Svezia. Tu mi conosci bene, sei la mia più grande sostenitrice. Voglio renderti orgogliosa e diventare qualcuno che possa proteggerti. Non so quanto tempo ci vorrà prima di poter tornare da te, ma ogni volta che ti penserò, bacerò il ciondolo con la rosa bianca che mi avete dato. Ok. Lafayette è tornato dalla guerra, quindi forse non può essere troppo lontano. Come dovrei affrontarlo? Maria, perché sei così rossa in volto? Oh, è Fersen, è un romantico senza speranza. Penso che lo incontrerai al banchetto tra 2 giorni. Banchetto. Il banchetto dei bentornati organizzato per i nostri eroi di guerra. Stavi cercando un importante gioiello per l'occasione, sbaglio? Un gioielliere di nome Bo Hermer?
È qui per vederti, ha portato una collana davvero speciale, una collana unica nel suo genere, sono curiosa. Sento il bisogno di essere la donna che attirerà di più l'attenzione del manchetto. È un desiderio che voglio assecondare con tutto il cuore. Eccellente, sono impaziente di vederla. Diamole un'occhiata, magari è quella giusta di indossare al banchetto. Andiamo. Mentre vado in salotto e mi guardo allo specchio, mi rendo conto di quanto sono in disordine, essendomi appena levata dal letto. Oh, quasi dimenticavo, devo prima darmi una rinfrescata. Gabriel mi ferma all'improvviso e mi consegna un pacco regalo. Ho sempre voluto darti questo. Magari potresti aggiungerlo alla tua collezione di accessori. Ok, altri regalini. Ok, formale e delicato. Ok, formale e delicato. Ok, grazie Gabriele, ne farò tesoro per sempre. Ora è il caso di cambiarci. Però mi turbano. Ma no, io voglio accendere i vestiti, voglio cambiarmi. Ok. Allora, formale e delicato. Boh, proviamo così perché più di questo non ci passa il convento. Va bene, perfetto. Va bene, ma come dicono loro, va bene. Ok, Vostra Maestà, Bomer, sono un gioielliere, Vostra Maestà, mi chiamo Bomer, oggi sono qui per mostrarvi un tesoro. Io e il mio socio abbiamo impiegato 2 anni per realizzare questa collana con oltre 600 diamanti. Pensiamo che sia perfetta per la bellezza di Vostra Maestà, siamo qui per presentarvela. Ok, bella. Molto bella, però non sono scritti tag. Oddio, che splendida collana. Maria, penso che tu sia l'unica persona abbastanza bella da poterla indossare. Si vocifera di una collana molto importante che il nostro precedente re commissionò per Madame de Bory. What? Se la storia è vera, potrebbe essere questa. Madame de Bory. Non so. Sì, Madame, siete davvero saggia, avete subito capito la sua provenienza. Ne ho solo sentito parlare, peccato che Madame de Bory sia stata destituita dal tribunale e non abbia mai posato nemmeno neppure gli occhi sulla collana. Ma forse questa è la volontà di Dio, Madame de Bory non è più la favorita e ha perso il diritto di indossarla. Maria, con la tua bellezza e il tuo status, sei l'unica che potrebbe indossare una collana del genere. Già, è vero. È l'unica del suo genere, per favore compratela e fate in modo che completi la vostra bellezza. Chiediamo un prezzo di appena 1.600.000 lire. Appunto, a quanti anni di spese del palazzo corrispondono? Vostra maestà merita gioielli che si addicano al suo rango. Questa magnifica collana è abbastanza solo per i reali. Si tratta di un ottimo acquisto, solo Vostra maestà merita una tale collana. Sì, solo i reali potrebbero avere il denaro sufficiente per comprarla, ma Luigi XV non può permettersela, per questo che Bohemer qui. Cosa ne pensate, Vostra maestà? La brillantezza delle gemme è suadente, attenta alla mia vanità, ma non dovrei spendere anni di spese di palazzo. E quel denaro potrebbe sfamare così tante persone, dovrei davvero comprarla solo per vanità. Rifiuto l'acquisto, tesoro, se dobbiamo fare un lieto fine, sicuramente non è con la tua testa mozzata. Ho già una cattiva reputazione, se spendo così tanto per questa collana e si viene a sapere cosa penserà la gente di me, appunto. Non conosco bene le cause della rivoluzione francese, ma credo che i lussi della corte reale c'entrino qualcosa. Ho la possibilità di impedire che le cose peggiorino, non subirò la stessa sorte di Maria. Maria, non ti piace questa collana? Chiunque vorrebbe questa collana, inclusa me stessa. Allora dovreste coglierne questa opportunità, Vostra Maestà. Mi piacerebbe, ma non posso permettermelo, grazie comunque. Oh, vi prego di ripensarci, Vostra Maestà. Se siete preoccupata per le finanze, pur di trovare una degna padrona a questa collana, potrei offrire una soluzione. Vostra Maestà può pagare a rate? Gioia? Mi sembra una soluzione possibile. L'offerta di Bohemer è sicuramente molto allettante. Dopo averci pensato un po'. No, bro, non comprarla. È una collana. No, non importa, lascia perdere. Oh, Vostra Maestà, sono molto deluso. Purtroppo non posso comprarla, sono sicura che troverete un acquirente più adatto. Ma grazie per avermela mostrata. Sì, Vostra Maestà, siete l'unica che merita di possederla. Quale altro proprietario potrebbe mai avere? Se doveste mai cambiare idea, vi prego di inviare un messo al mio umile negozio, la riserverò per voi a tempo indeterminato.
Maria, perché non la compri? L'avresti comprata senza esitazione in passato, questa non è da te. È carina, ma se l'avessi comprata avrebbe portato solo guai. Gabrielle, sai che il popolo di Francia non pensa che io meriti di essere regina? Beh, ma non è colpa tua. E non importa cosa fai, diranno comunque cose brutte su di te, quindi devi fare del tuo meglio per vivere il più felicemente possibile, o sbaglio. L'impotenza e la disperazione mi assalgono, tutta l'infelicità di Maria ora è mia. La mancanza di speranza mi schiaccia. A che servo a vivere? Ma non devo, non posso ancora arrendermi. Che senso ha vivere? Scusatemi, è tardi. Gabrielle, prima ero pessimista. Potrei ancora avere la possibilità di cambiare le cose. Mi aiuterai, Gabrielle? Naturalmente, finché ti renderà felice, ti starò sempre accanto, indipendentemente dalle decisioni che prenderai. Grazie, Gabrielle, non mi sento più così sola. Ma cosa dici? Staremo sempre insieme, no? Sì, hai ragione. La gente non cambierà idea su di me, ma credo di aver fatto la cosa giusta oggi. Se continuo a fare del mio meglio, sono sicura che un giorno vedrò dei risultati. Cosa indosserai allora al banchetto? Mi metterò qualcosa che ho già, ma non ho ancora pensato a quale accessorio abbinare al vestito. Leonardo ti aiuterà di certo, vado a chiederglielo subito, ok? Con il loro aiuto, avvio i preparativi per il banchetto che si terrà tra 2 giorni. Sono così eccitata che vorrei poter saltare nel tempo direttamente nel banchetto. Che bello. Ok, altro regalino. Tocco del cigno. Bello. Ok, ho ottenuto un nuovo vestito. Sì, che bello. Nuovo livello. Terzo livello. Quindi ogni volta che facciamo una mini quest abbiamo un livello in più, tipo. O tipo col tempo ce ne vorranno più mini quest per prendere un livello, suppongo. Non lo so. Ok, abbiamo finito. No, praticamente nel mentre ora che me la penso e vedo tutte queste cose, niente, io fatemi sapere se questo gioco vi piace, a me sta piacendo tantissimo, mi sembra un gioco davvero ben fatto comunque, e niente, mettete mi piace, commentate, condividete, insomma, commentate più che altro per farmi sapere che cosa ne pensate, e niente, iscrivetevi al canale, ciao a tutti!